La metropoli lombarda, pur nel tumultuoso, agitato sviluppo di questi ultimi anni, ha conservato angoli, scorci di quello che fu e che ancora oggi in ultima analisi è. Una città gelosa delle sue tradizioni, del suo passato che è divenire e che sempre la contraddistingue. Lo spirito meneghino alla base dei rapporti del vivere cittadino emana da questi luoghi cari ad ogni milanese, ad ogni lombardo ed anche a chi da più lontano si è ormai assimilato ad un certo modo di vivere, di filosofare, che è proprio di Milano. Per questo fu possibile il sorgere nella città di sodalizi, di associazioni che prosperarono in un clima particolare, favorevole ad ogni iniziativa artistica. Milano, d'altra parte, mai rinnegò, anzi amò identificarsi con quelle forze che furono fulcro del suo divenire artistico e culturale, così da esserne l'espressione più viva e sempre attuale. Nel lontano gennaio del 1873, un gruppo di artisti amici, tra i quali primeggiavano per fervore di iniziative Borgo Mainierio, Fontana, Barzaghi, Didioni e Vespasiano Bignami, tennero la prima seduta della famiglia artistica sopra il caffè dell'Accademia, in Piazza della Scala. Vi si giunse dopo che nel dicembre del 1872 Vespasiano Bignami, avendo riunito attorno a sé molti scapigliati a Montemerlo, ne aveva preannunciato la nascita. La sede attuale è la risultante attraverso un secolo della necessità che gli artisti avevano per primi sentita di riunirsi in gruppo, spinti a volte da fervore patriottico, dal desiderio di iniziative benefiche e anche semplicemente dalla voglia di divertirsi, sempre però nei termini di un positivo anelito di realizzazioni caratteristico di Milano. Così si formò la famiglia artistica milanese, sodalizi illustre non solo per le sue origini, ma per la linea che seguì nella sua storia ormai centenaria. Verdi, Puccini, Mascagni, Ponchielli, Illica, Giacosa, Catalani furono tra i rappresentanti musicali soci della famiglia. La scapigliatura segna l'inizio con il Bignami, detto anche il Vespa per il suo carattere pungente, di un periodo importantissimo. In un suo quadro egli descrive una riunione dei soci della famiglia, lasciando così intravedere quale doveva essere il clima di base delle discussioni degli scapigliati, dalle quali dovevano uscire le nuove idee per le realizzazioni future. Tranquillo Cremona è altro grande rappresentante di questa corrente e vi è nelle sue opere una grande ricerca poetica d'ambiente. La tecnica del colore, le sfumature, tutto contribuisce alla valorizzazione piena del quadro. Daniele Ranzoni, grande ritrattista, seppe concentrare nelle sue figure tutto il pathos dei personaggi, il loro intimo io, con una ricerca trattenuta e del tutto intimistica. Caratteristico della loro pittura è il sovrapporsi del tocco ripetuto, quasi ad anticipare la tecnica divisionista. Vi è in Mosè Bianchi una ricerca di realismo che in alcune sue opere è particolarmente sentito per il gusto del particolare. Egli, dotato di una grande versatilità, abbracciò un vastissimo campo figurativo, dal romantico al realista. Pittore essenzialmente lombardo, Emilio Gola fu grande maestro. L'uso e la ricerca della tonalità sono per lui processo integrante di un continuo perfezionamento nell'amore dell'arte pura. Di
Vi è la passione dello spazio nelle sue opere, distinte dall'ampiezza dell'assunto, che tende a sopraffare quasi il realismo del motivo, dandogli una superiore visione. Leonardo Bazzaro, non meno forza espressiva, seppe dare con la sua pittura vivace. Siamo ormai avviati al divisionismo, che vede in Vittore Grubici de Dragon il più convinto profeta, per cui si cambia stile e maniere. Segantini vi aderisce in una evoluzione che lo porterà ad essere uno dei più grandi assertori di tale periodo artistico. Le sue opere, ispirate soprattutto alla natura, con una continua tendenza ad un significato ideale e simbolico, ricercano per mezzo della divisione dei colori nuove forme di espressività. Il divisionismo vede così il suo massimo splendore, evolvendosi contemporaneamente al pointillisme in Francia. Ritiratosi a Savognin, in Engadina, Segantini vi crea le sue opere migliori con un furore creativo, quasi consapevole di una fine tragica ed improvvisa. Le due madri giustamente si pone tra le sue opere migliori. Giuseppe Pelizza da Volpedo, nella luminosità di questo girotondo, amplia e codifica le caratteristiche del divisionismo. Il paesaggio di Volpedo ne continua la tradizione. Così Gaetano Previati, convinto dalle esortazioni di Vittore Grubici, divenne un altro grande divisionista con innumerevoli pitture, nelle quali la ricerca divisionistica si alleava ad un'esaltazione romantica e simbolistica del sentimento. Emilio Longoni aderisce anch'egli al divisionismo, con paesaggi coloristicamente molto ricercati. Attraverso l'opera di Angelo Morbelli si segue la successiva evoluzione verso un'analisi del particolare e della luminosità, che non dimenticano mai la totalità del dipinto. L'opera unica del Pusterla, le cucine economiche di Porta Romana, è come un atto completo di problematica sociale. La ricerca, la descrizione dei tipi, delle espressioni, assume un valore assoluto nella caratterizzazione artistica, nell'osservazione quasi cronachistica del pittore. Boccioni, artista proveniente dal divisionismo, e ne è validissimo esempio il ritratto della signora Virginia, passa alla corrente futurista con forza e vitalità d'espressione.
vi è nelle sue opere la volontà di scoprire la continuità nello spazio degli oggetti e il loro dinamismo. L'artista darà così un apporto notevolissimo al futurismo, del quale resterà uno dei maggiori esponenti. Giacomo Balla partecipa attivamente al futurismo, sviluppando le ricerche di forme in movimento e di accordi tra luce e colore. Caratterizza le opere del Balla un suo sintetismo di forme simboliche che avrebbe costituito per gli altri artisti un notevole esempio. Egli tende verso una sintesi astratta e la sua vasta produzione influenza anche il campo dell'applicazione integrale delle forme futuriste in tutte le espressioni artistiche. Firmato da Boccioni, Carrà, Balla, Russolo, Severini, il Manifesto dei pittori futuristi del 1910 ha segnato l'avvento del Novecento ed è a Milano, alla Famiglia Artistica, che nel 1914 si tiene la prima mostra degli artisti futuristi. Gino Severini affrontò nuovi problemi di espressione, fondendo gli elementi strutturali del cubismo in un dinamismo plastico futurista. Carlo Carrà, che già nel 1908 aveva esposto un gruppo di paesaggi alla Famiglia Artistica, fu successivamente uno dei più importanti membri del futurismo, al quale dette un apporto personale assai importante. Nel 1912 eseguì la Galleria di Milano e nel Manifesto, opera interventista, applicò la tecnica del collage con risultati eccezionali. Nell'Amante dell'ingegnere del 1921 già si ha il passaggio ad una visione plastica e statica, che avrebbe significato per l'arte il sorgere di un nuovo periodo, di un'altra visione artistica. L'arte figurativa ebbe anche nella scultura esempi notevolissimi. Giuseppe Grandi portò tutta la forza della sua creatività nella scapigliatura. Ernesto Bazzaro pone nel suo autoritratto una forte espressività, amalgamando valori di massa con la vibrazione poetica della realtà. Spinto dall'amore per la modernità, intesa come divenire dell'oggetto nella sua essenza vitale, Medardo Rosso crea sculture piene di vivacità, libere da ogni schema classicistico. Spazio e oggetto vengono quasi compenetrati dal Boccioni nelle sue sculture, come in questo movimento nello spazio, che racchiude in sé una forza laocoontiana nella continua ricerca artistica di una umanità volta a scoprire se stessa e a superarsi, così come simbolicamente il cardo della Famiglia Artistica dovunque si abbarbica e tenacemente vive.